Come si chiama questo cane? Cosa fa? Fa un po' la monella, tira e quando vede i cani è un po' fuori controllo. Persone invece? Quasi uguale ma di meno. Ma tipo, se non ci sono in casa e ci sono le altre persone, fa la monella. Tipo se uno va dritto su di lei. Salta addosso. Ah, salta addosso, salta però non per far male. No. Ah, ciao. È proprio... E dove l'hai presa? È stato un regalo da degli amici che me l'hanno fatto. Sì. Doveva essere un Shar Pei perché io è un po' che volevo cane, sono un po' appassionato di cani. Quei cani? E quei cani un po'. Un po' così. Ecco. Fuori controllo. Bene! Un paio di strofi li abbiamo presi pure noi alle mani. Perché ormai magari lei vede prima di me il cane e io non mi aspetto, quindi. Certo. Il ristorante è una roba che è impossibile. Perché se succede così. Ma la porteremo al ristorante, ci arriviamo. Quando ho un cane che ha questo tipo di atteggiamento, questo tipo di temperamento, così eccitato, devo sicuramente stare sempre in sicurezza. D'altra parte devo anche essere più calmo. Quindi più il cane ha un temperamento alto, più io dovrò essere calmo, sereno e tranquillo. Per farlo devo riuscire a estraniarmi da tutto quello che fa il cane. Quindi devo essere fuori dal mondo, un malato mentale, così. E non pensare che ho un cane pazzo fra le mani. E devo trasferirgli tanta calma. Ci vediamo a lezione. Ti saluti. Grazie mille. Ciao, grazie a te.